Buongiorno, ore 8:38, ragazzi, c'è il 1º agosto. Comunque sto facendo una pulitina veloce, proprio senza neanche spostare cose, giusto per rinfrescare l'ambiente. Tra poco arriverà mia suocera e io e l'amati usciremo, andremo dal pediatra a fare sia il vaccino che il controllo della crescita. E Samuele voleva venire con me, poteva scegliere anche di stare a casa con mia suocera, però ha detto insomma, che voleva uscire con me. Gli ho promesso che ci saremmo presi un momentino per me e per lui, che comunque i piccolini danno sempre da fare, però ancora diciamo la Matilde è piccolina, e gli avevo promesso che l'avrei portato a fare colazione al bar. Quindi ora mi sbrigo, ragazzi, dovrei farmi anche tutti i peli. Allora, li farò domani, oggi non ho tempo. Finisco di pulire, do una sistemata. Devo anche ricordarmi di caricare un pacco per Vinted, tre pacchi per Vinted. Vi lascio comunque giù il mio Vinted se volete spulciare. E devo anche caricare un pacco pieno di vestiti della Mati da dare al mio infermiere, cioè all'infermiere della Matilde, che è il ragazzo che fa i vaccini, diciamo, nello studio pediatrico, che ormai dopo 2 anni, diciamo, c'è un po' di confidenza, più che altro perché è partenopeo, proprio come me, anche se io non ci abito, insomma, origini di giù, per chi mi conosce sa, ma facile dedurre la cosa dal cognome, perché Sorrentino non è un cognome del Trentino. E quindi insomma la sua ragazza partorirà a novembre, una femminuccia, e quindi ho detto: guarda, se non ti offendi, io tanto non ho altri bebè in vista e non ho altre femminucce in vista, perché comunque nella mia famiglia sono arrivati tutti i maschietti, sia il nipotino della, insomma, di nuovo, diciamo così, di mia sorella, perché mio cognato ha 2 sorelle e una delle sue sorelle ha partorito proprio praticamente neanche il mese scorso, un maschietto, e mia cognata invece a dicembre partorirà un altro maschietto. Quindi non ci sono femminucce nella famiglia, piccine piccine picciò. Io quindi ne approfitto e qualcosa che ho messo su Vinted, e ovviamente diciamo le cose un pochino da tutti i giorni, lo scatolone con le tutine, insomma quasi così, qualche vestitino gliel'ho messo. Insomma, io ho fatto un bello scatolone, pensate quanta roba avevo, che non è questo da Pampers, ma è questo sotto, non so se vedete. Insomma, glielo porterò. Nel frattempo, oggi sto anche preparando un pranzettino al volo per i bimbi, perché non si sa mai se faremo tardi o meno, perché a volte il pediatra può essere in ritardo. Dopo il pediatra vorrei andare con Samuele, la Mati, cioè la Matilde, il vestito del battesimo ce l'ha, vi metto qui la foto. Io sono indecisa, praticamente. Come Leonardo mi piacerebbe avere, diciamo, un dress code familiare, nel senso io, Davide e i bambini essere tutti coordinati. Volevo un dettaglio rosa per la Matilde e poi vestirci noi tutti di rosa, diciamo, con qualcosa di rosa, sulle tonalità di rosa. Ma Samuele me l'ha bocciato, e anche il mio compagno. Mi hanno proprio mandato a Cager e si sono rifiutati categoricamente di vestirsi di rosa. Quindi, diciamo, ho scelto il verde menta. Il mio compagno ha già fatto il completo in una boutique proprio dove si comprano questi abiti da cerimonia. L'ha trovato, insomma, a un prezzo buono. Ragazzi, vestirsi, cioè vestiti per l'uomo è un pochino più difficoltoso, ecco. Io per Leonardo non ho intenzione di comprare nulla. Gli avevo comprato casualmente un bel completino elegantino per uscire, verde menta, e gli metterò quello, perché comunque il battesimo è l'8 di settembre. Quindi non mi va di prendere a Leonardo un completo nuovo della sua taglia estivo, che poi non potrà sfruttare perché poi andiamo incontro all'inverno. E cioè, se il battesimo era il suo, era un altro conto, ecco.
La Matilde, insomma, ha scelto il vestitino bianco e alla fine nei negozi anche di cerimonie c'è cioè, le classiche cose un po' pacchiane quindi solitamente sono bei negozi giù a Napoli per queste cose, ma quest'anno non ci vado e non è che posso un attimino andare a Napoli o mandare mia zia al giro a cercarmi questi vestiti in videochiamata. Quindi non me ne vogliate, ma a parte il vestito che comunque abbiamo trovato scontato, super, insomma un super sconto per essere un vestito da cerimonia, l'abbiamo comunque pagato la metà di quello di Leonardo, quindi quello di Leonardo è costato veramente un bel po', però insomma abbiamo preso una bella boutique a Napoli, tutto completo, col cappotto, le scarpe, insomma ci è venuto a costare un bel po'. Gli accessori per la Mati li prenderò su Shein perché ad esempio anche le scarpe lei non se le tiene proprio per niente, è come Samuele. Leonardo invece se le teneva. Fatto sta che per le scarpe prenderò delle ballerine su Shein perché c'è una vasta scelta, con molto meno di 10 euro le prendo perché quelle dei negozi, ragazzi, non mi piacciono per niente, sono proprio non pacchiane, però proprio bruttarelle. Uguale anche la fascetta per i capelli, perché col fatto che poi alla fine ho scelto un verde menta, vorrei un cerchietto con dei dettagli di verde. Poi il suo vestito sarà bianco e anche le scarpine bianche. Poi, nel caso in cui si fosse una giornata fresca o magari piovosa, non si sa, è comunque l'8 settembre, anche se di solito l'8 settembre è ancora parecchio caldo, avrà questo cerchietto con qualche dettaglio in verde e quindi saremo tutti matchy matchy. E quindi sono riuscita a trovare comunque un colore per accontentare sia i grandi, ma a questa mia idea perché mi piace proprio che quel giorno siamo proprio tutti coordinati. Per Samuele invece, per l'appunto, vi dicevo, prenderò il papillon a 1 euro su Shein, che ho già trovato verde menta, e mia cugina, di mio cugino più grande, Damian, che ora ormai ha 14 anni, aveva un pantalone elegantino, cioè bermuda verde menta, neanche a farla apposta, che ovviamente mi ha dato in mezzo ad altri panni che insomma, mi ha dato per Samuele, ed è perfetto. Perfetto, quindi devo ricomprare solo una camicina bianca che non ha. Comunque ora mi sbrigo, faccio un po' di pulizia e poi vado a svegliare Samuele. Mamma, prendi un Saluta, amore. Colazione per me, mio amore. C'è Poppetta. Che c'è di dietro? Magazzino. Tra poco tocca a noi, vero? Buonasera. Abbiamo fatto appena colazione. Buona. È stata in vetro. Bellissimo. E poi con la gattiglia. Vabbè, sciupa sciupa gratis, scroccato. No, perché non è che avevi chiesto te. La barista ti ha fatto i complimenti che eri un bambino educato, mi stavi simpatico e ti ha regalato un ciupi. Questa roba. E poi ha mangiato un cornetto vuoto che ha assaggiato anche la Mati e era buono. Non l'ho L'ha assaggiato. assaggiato e l'ha mangiato tutta la Ok, siamo a casa ragazzi, che calore, che calore, che calore. Ho il toppettino che è tipo reggiseno sportivo, quindi cerco di non abbassare molto la telecamera, mi fa troppo caldo. Stamattina dopo la colazione abbiamo fatto la visitina. La Mati è una bambina vispina, ha detto, molto vispina, con due dentoni. E niente, la vita è andata bene, cresce, cioè cresce molto molto bene, di costituzione, di statura non grossa, 6,9 kg, domani fa 6 mesi, e 64 centimetri, quindi proprio giustina, 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 non è una bambinona.
E infatti, insomma, cioè me ne sono accorta. Comunque ancora anche Leonardo non vestiva, non cresceva grosso, molto giusto, un pochettino più grande, ovviamente, perché poi magari perché è un maschietto. Però insomma, anche Leo cresceva. Oddio, devo stare un attimo giustino. Abbiamo trovato anche la camicia per il battesimo, semplicissima, da Zara, di quel tessuto molto leggero a manica corta. Ora il pigiama sta a posto. E niente, poi sono passata anche a prendere un po' di schiacciata per il pranzo. E noi abbiamo già mangiato qui, poi insomma ora sto per preparare il pranzo al mio compagno, che tra un po' tornerò a casa giusto per il pranzo lampo, per il lavoro, cioè dal lavoro. E niente, ora ho finito di fare la cucina, ora finisco di pulire e sistemare, che la Leo non ha finito la saccina, visto che si è infilato anche il ciuccio, è entrata anche una cacchetta di mosca. E niente, ora sistemo prima la Mati, e poi, dato che per la nanna ancora è presto perché è l'una, lo lascio un'oretta senza pannolino. Sto facendo una cosa un po' graduale, anche se Leonardo ancora non ha compiuto 2 anni, ma li farà a ottobre. Il fatto che è molto chiacchierino, e dato che insomma è estate, vorrei approfittare e provare a levargli il pannolino. Se poi non ci riusciamo, ci si riproverà il prossimo anno. Però ecco, diciamo che ho un mesetto di tempo, perché giustamente se inizia la scuola voglio che sia già spannolizzato, cioè senza pannolino. Vediamo, se no insomma vediamo, non perché le maestre, cioè insomma va al nido, è piccolino. E niente, quel piedino. Bimbi dormono, sono completamente segregata in casa, cioè sono in penombra ma ci vedo. E per ora sono le 2:40, i bimbi dormono da una mezz'oretta. In questa mezz'oretta ho ripassato per ora tutto quello che ho studiato finora. E ora vado avanti, mi sono scaricata da una banca dati diverse domande che hanno fatto all'orale, e sì, mi studierò proprio tutte le domande in modo da cercare di rispondere in modo più approfondito. E ovviamente, dato che comunque non è che ho una buona memoria, proprio scrivo tutte le domande e poi insomma me le studio. E niente, ora vado avanti prima che si svegli qualcuno. Allora, sono ancora in fase studio, tra poco arriverà il mio compagno. Sto facendo degli argomenti un pochettino più leggeri, dato che Leo è tranquillo alla televisione in questo momento, dopo, cioè, ovviamente ha fatto la sosta. Siamo riusciti a fare una pipì nel vasino, un'altra l'abbiamo fatta per terra, un pochettino alla volta. Qui ho la polpettina che in questo momento vuole stare in braccio, tra il caldo e il vaccino, ragazzi, è così. E niente, ora sto cercando di rispondere, che mi mettono in crisi le domande più sciocche, proprio, per non dire una parolaccia, ma la posso dire, domande più stupide, tipo, no, il controllo dei parchi, secondo lei quali obiettivi si pone la polizia locale? Cioè, io tipo risponderei di mantenere l'ordine pubblico, che vengano rispettate le norme di igiene, di pulizia, che non vengano buttati i rifiuti per terra, che si raccolga le cacchette degli animali nei parchi pubblici, soprattutto dove sguazzano i bambini, tipo, che non ci siano pericoli. Non so, ragazzi, c'è qualcuno all'ascolto? C'è qualche poliziotto che mi sta guardando, per favore? Come rispondereste a questa domanda? Cioè, io risponderei tipo così. Orale ti temo. Sono dalle due sui libri, sto schizzando di cervello. Ovviamente ho fatto la pausa, la sosta. E niente, ora sì, ora sono una mamma snaturata perché ho piazzato un attimo Leonardo davanti ai cartoni. Ma tanto ora che viene il mio compagno lo porta un pochettino fuori.
lo faccio portare un'oretta al parco, poi tanto torna e tanto lui ha una cena di lavoro e io uscirò, abbiamo deciso di mia mamma, che anche mia mamma è sola, di uscire e portare i bimbi al Mac. Viva le cene salutari! E ragazzi, una volta al mese ci sta. Sì, di media andiamo una o due volte al mese, sono sincera. Questo mese ancora non ce l'avamo. A parte no, siamo ad agosto. A luglio, ragazzi, non ci siamo stati. Grave. Portate i bimbi al Mac ogni tanto, vero amore? Mica noi mangiamo solo verdurine. E le verdurine mangiatevele voi. A noi ci piace anche, ci piacciono anche le chifezze. Vero? Buongiorno raga, ieri alla fine non ho ripreso più niente perché per stare dietro ai bimbi sono usciti poi il calendario degli esami orali, che fino a ieri pomeriggio non lo sapevo, sono usciti tipo ieri sera alle 7 e ho l'orale il 9 settembre alle 2, il giorno dopo poi il battesimo della Matilde, speravo di far prima. E quindi insomma non ci ho capito più niente, poi siamo stati al Mac con i bimbi, siamo tornati, docce, nanna, e non ho concluso il vlog. Qui c'è Smati Smati che sta mangiando un biscottino, lì c'è Leo, ha il pannolino perché tra poco poi scenderemo e la mattina poi diciamo appena si sveglia lo lascio abbastanza tranquillo. E dopo pranzo comunque proveremo di nuovo una mezz'oretta senza pannolino e poi oggi pomeriggio. E niente, quindi comunque concludo qui il blog. Samu è in camerina che gioca con un amichetto in videochiamata. Niente, tra una mezz'oretta andremo un pochino al parchino. E niente, questa si sta conciando come non so cosa. Gradisce il biscottino. Non gli ho messo, ragazzi, il bavaglio. So che avrei potuto metterglielo, ma ragazzi fa un caldo bestia, quindi non voglio metterti altre cose addosso. Tanto come devo lavare il bavaglio, lavo il body e quello che c'è addosso. E niente, un bacione e al prossimo video.